Provate a pensare soltanto per un attimo se qualcuno progettasse e pianificasse per voi il vostro futuro sulla base di una vostra caratteristica. Se decidesse ogni aspetto della vostra vita, dal comprare un paio di scarpe fino a scegliere per voi dove passare le giornate e con chi, solamente in base ad un'unica vostra caratteristica. Pensate se il mondo volgesse lo sguardo soltanto alla vostra difficoltà, ignorando la persona che c'è dietro. Come se quella difficoltà fosse la cosa più importante della vostra esistenza e per questo fosse giusto precludervi ogni possibilità di avere una vita come gli altri, in mezzo agli altri, a tutti gli altri. Voi come vi sentireste? Vi sembra strano? Ma è proprio questo il punto. Non è più essere una persona disabile, ma essere una persona nella propria totalità. Per anni abbiamo guardato nella direzione sbagliata. Una persona non può più essere la somma di quello che riesce o non riesce a fare, perché l'accesso al mondo non può essere regolato da quanto siamo abili o disabili. Non c'è bisogno di posti dedicati e tentativi di rendere le persone più adatte al mondo. C'è bisogno di adattare il mondo ad ogni diversità di ogni essere umano.